Grazie, buongiornissima, benvenuti in questo vlog. Benvenuti in questo nuovo vlog. In questa casa si schiatta, fa caldo. E ho appena spento l'aria condizionata perché sto aspettando Dario che mi viene a prendere. Comunque, vi farò vedere il mio outfit. Troppo, troppo bello. Bellissimo. Allora, praticamente ho messo questa gonna, che è la gonna che vi ho mostrato nell'ultimo video haul che avevo comprato online. Appunto questa qua Prema Man, vedete, con questo top sopra, ma fa caldissimo. Non sto usando più i reggiseni praticamente imbottiti con ferretto, ma sto usando quelli semplici. Infatti questo è anche floreale, troppo se rompevo lo specchio, anche questo è anche floreale. Infatti non mi piace, l'avrei voluto bianco, però ancora non è arrivato, l'ho ordinato. Comunque almeno così, perché sennò veramente, cioè, mi stanno esplodendo. E di lato è così la panzona. Diciamo che di lato si è fatta proprio enorme, raga. Veramente, veramente enorme. Sì. Ok, e poi mi sono messa le mie scarpette Gucci, comodissime, ma la cosa più bella è lui, il nuovo anello, guardate quanto è bello. Allora, alla luce del sole brilla ancora di più, ma già si vede. È bellissimo, è super brillante. Già veramente lo state acquistando in tantissime, infatti è quasi finito. E come al solito non sono tanti, quindi se vi piace venite subito su caritashop.com e acquistatelo perché è stupendo ed è il mio anello preferito in assoluto della vita. Ovviamente è d'argento, non si scambia, materiali pregiati, zirconi che brillano tantissimo ed è regolabile, quindi lo potete indossare a tutte le dita. In questo modo non avete problemi con la misura e va bene per tutte. È troppo bello, io lo amo perché è veramente veramente fine e va bene con tutte le mani, con tutti gli outfit. Comunque adoro, novità stupenda. E poi ovviamente c'ho anche gli altri gioielli, la collana medagline abbinata col bracciale medagline, anche adoro, e gli orecchini cerchi spessi che abbiamo rifornito. È arrivato Dario. Grazie, qui stiamo preparando l'insalata di riso. E anzi, io la sto preparando e Dario vorrebbe mangiarsela già da ora, ma è per domani che andremo al mare. E io ci metto un sacco di roba nell'insalata di riso. Voi cosa ci mettete? Io veramente ci metto il mondo. Adesso l'ho fatta proprio completa e ci ho messo riso integrale, poi ci ho messo i pomodori, poi ci ho messo il basilico, poi ci ho messo le uova, il tonno, le olive, anche i sottaceti, quelli senza olio, il mais. Cos'altro c'ho? Ah, ci ho messo anche i peperoncini verdi, mi piacciono un sacco quelli dolci però. E poi cos'altro ci ho messo? I würstel anche piacciono tantissimo, anche se non li metto sempre perché comunque non sono fit, però stavolta la volevo Mister, proprio. tacchino e pollo. Würstel, tacchino e pollo, quindi sono un po' più leggeri. E l'olio comunque viene buonissima. Per completare un po' di maionese, no, non è vero, però ci vorrebbe. E domani ce la mangiamo, è troppo buona, io l'amo, voi l'amate. Voi qual è il vostro piatto preferito d'estate? A me questo, lo amo. Ragazzi, allora perdonate l'aspetto, ma io sono stanchissima. Oh mio Dio, con questa gravidanza e col caldo sono proprio stanca. Mi accorgo anche gli occhi sono stanchi. Comunque, non so, fatemi sapere se è una cosa che capita anche a voi. Comunque, sono felicissima, anche se non si direbbe dal mio aspetto stanco. Sono molto, molto entusiasta di farvi scoprire la novità che è il nuovo anello argento e zirconi. È bellissimo, ragazze, questo qua. È veramente un anello che io volevo fare da un sacco di tempo, mi piace un sacco perché è super super fine, sia da utilizzare tutti i giorni sia elegante per un'occasione speciale. La cosa bella è che li ho fatti fare in un'unica misura regolabile, vedete? Quindi li potete indossare a qualsiasi dito. E poi ovviamente argento 925, veri zirconi, brilla tantissimo, dal vivo brilla anche di più. Già lo state acquistando in tantissime perché ve l'ho fatto vedere su Instagram e l'ho messo scontato al 15% in offerta lancio, quindi fate in fretta perché stanno andando a ruba. Guardate come sono belli. Vabbè, lo potete indossare anche dall'altro lato, diciamo che sarebbe meglio così si vede dall'altro lato, vedete? Comunque sono bellissimi.
e non so, io lo adoro, quindi io non me lo tolgo più, ce l'ho sempre di qua. Ho messo quello Chevalier argento, che anche questo qua lo potete acquistare perché l'abbiamo rifornito, era andato sold out, era finito. Anche questo è bellissimo da mettere al mignolo, anche questo è regolabile, quindi lo potete mettere a qualsiasi dita. Comunque venite su caritashop.com, ragazze, fate in fretta perché veramente vanno a ruba. Sono stupendissimi i miei nuovi anelli. Poi adoro indossare gli anelli in estate, quindi wow. Comunque, ragazzi, vi volevo parlare un po', di quello che è successo nell'ultimo video. Allora, nell'ultimo video ho fatto un video sul mio allenamento in gravidanza. Ve lo lascio casomai il video qua nelle schede, se l'avete perso, l'ho pubblicato proprio 2 giorni fa. E in effetti in quel video avevo un outfit da palestra, insomma, poi andate a vedere e mi dite anche voi cosa ne pensate. Non so, io non notavo nulla di strano, ho ricevuto un po' di commenti sul modo in cui mi ero vestita, sul fatto che si vedeva il pancione, che si vedeva il seno, o il seno molto grosso, me ne rendo conto, perché veramente si è ingrandito tantissimo, ma cioè non. È vero, alcune volte è un problema, soprattutto quando non trovo i reggiseni, infatti indosso praticamente solo questi qua sportivi senza imboccature. Però volevo far passare il messaggio, infatti ho fatto anche un post su Instagram con una foto appunto di me col pancione scoperto, di finirla con questa mancanza di solidarietà fra donne, commenti di body shaming, offese che offendono sull'aspetto estetico, sul modo di vestirsi, è veramente veramente brutto. Io sono sempre stata quella che vi ho sempre detto: ragazze, prendetevi cura di voi, fate sport, mangiate bene, però vi ho sempre detto anche amatevi così come siete. Nel senso che fregatevene di quello che vi dice la gente, quindi magari fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, perché è un argomento molto molto delicato, cui io tengo tantissimo, perché veramente sono seguita da tante ragazze, anche piccoline, che se la prendono molto per certi commenti, quindi secondo me è il caso di darsi una regolata, perché le parole possono essere delle armi, quindi sicuramente vanno utilizzate, dosate bene, bisogna riflettere prima di scrivere. Comunque il rossetto stupendo, perché già so che me lo chiederete, è questo qua. È bellissimo, si chiama, vabbè, ve lo scrivo nel box informazione sotto. Comunque una tinta che io metto, ce lo faccio prima il contorno con la matita, eccola qua, nude, perché in tante ve lo chiedete e infatti mi dite anche se ho le labbra rifatte. Ovviamente sapete che nessun trattamento di chirurgia, ma niente si può fare comunque durante la gravidanza, quindi ovviamente no, la risposta è no, ovviamente. Faccio il contorno con questa matita e poi metto la tinta, però non la metto proprio bene, la metto un po' e poi la stendo con le mani, di modo che viene un effetto più naturale, le labbra si nominano molto volumizzate. Comunque vi metto il link nel box informazione. Poi volevo far vedere, perché ho il borsello del mare pronto, i solari, perché in tanti mi avete chiesto aggiornamenti sui solari. Allora vi faccio vedere quelli che sto utilizzando io e che vi straconsiglio, ragazze, per me sono i migliori in assoluto, infatti per questo l'ho inseriti sul mio shop online, perché veramente sono sicuri, vi proteggono, se avete la pelle sensibile vi proteggono sia dalle rughe che dalle scottature, vanno bene anche per i bambini, vanno bene per tutti e veramente vi permettono di avere una bella abbronzatura uniforme, quindi smettetela di non mettervi la protezione, perché anche con la protezione vi abbronzate, basta scegliere quella giusta. Questi sono naturali e bio ed è tutta linea, la linea saponaria. Vi lascio anche il codice sconto, perché so che vi piacciono i codici sconto. Vi lascio il codice sconto su caritashop.com, che è valido 48 ore per acquistare appunto i solari e non solo, tutto quello che volete. Quindi qualsiasi cosa voi acquistate, ovviamente io i solari ve li consiglio, dato che siamo nella stagione, prendeteli perché veramente veramente sono buoni. Però se volete prendere anche altro, qualsiasi cosa acquistate con il codice Carlita YT avrete il 15% di sconto. Quindi mi fa piacere, insomma, perché so che vi piacciono gli sconti, anche a me mi piace come se facessi un regalo, al di là del fatto che mettiamo sempre campioncini nei pacchi e sempre anche gli omaggi per ordini superiori a 99 euro, quindi un bel prodotto in regalo c'è sempre nel pacco.
Allora, vedete, c'è la protezione 50, questi sono resistenti all'acqua, sono testati anche per le pelli più sensibili, anche per i bambini, e sono veramente ad alta protezione. Questa è la protezione 50, poi c'è la protezione 30, vi durano tantissimo, poi ci fate tutta l'estate perché veramente ne basta poco. Poi c'è, questo è l'olio capelli, adesso li sto tirando fuori così come vengono, questo è l'olio capelli all'argan, cocco e vitamina E, che protegge dal sole, dal sale, rende i capelli morbidissimi, evita l'inaridimento dei capelli, quindi veramente buonissimo questo olio capelli, e non unge, è a base di olio di cocco, buonissimo, quindi questo ve lo consiglio veramente. Al mare l'olio di cocco è top. Poi nel mio borsello, vabbè, a parte mollettine e codini, c'ho anche il balsamo labbra, questo è buonissimo, è una cosa che vi straconsiglio sempre in spiaggia, sempre. Questo è il balsamo labbra volumizzante alla menta, è buonissimo ragazze. Poi la cosa bella, io lo metto anche sopra ai rossetti, è bellissimo perché fa un effetto volume, nutre le labbra e quindi protegge anche le labbra comunque dalla secchezza, dal sole, eccetera. È buonissimo. Aloe vera e menta, e ha un SPF 15, quindi anche protettivo. Quindi questo me lo porto sempre, ma lo metto sempre. Comunque vi metto il link di tutti i prodotti che vi sto mostrando nel box informazioni sotto, così subito li trovate. E poi vi porto sempre questo qua, i deodoranti, che poi sono acque profumate, questi qua di Apiarium, li amo tantissimo, sono buonissimi, e quindi quando sto in spiaggia per rinfrescarmi, per profumarmi, capitami, per profumare anche altre persone, magari possono puzzare, porto questi. Questo ambra e gelsomino, ma sono tutti buonissimi, c'è anche quello acqua e sale che è buono, è molto estivo, a vaniglia, sono tutti buoni. Adesso li abbiamo riforniti perché in estate finiscono subito. Io li uso sia come deodoranti che acque profumate, perché non hanno, sono bio, non hanno alluminio, non hanno alcol, quindi sono buonissimi. E wow, super super, li metto anche nei capelli perché, ripeto, non avendo alcol io mi profumo, madonna, vi giuro, un profumo bellissimo. È un'acqua profumata rinfrescante che anche nei capelli, perché non avendo alcol, tende a... mi sono fatta questo toppino, ma non si vede perché la telecamera è bassa, vabbè. Tende a profumare e non secca i capelli, perché appunto a base senza alcol. Poi, sempre come solari, ci sono, c'è anche la protezione 15. Allora, io mi regolo così, parto dalla 50 su viso e corpo, poi magari sul viso lascio la 50, sul corpo passo alla 30, successivamente alla 15, quindi però metto sempre, anche quando sono abbronzata, metto sempre la protezione. Poi c'è il doccia sole, anche questo lo amo perché non lava via l'abbronzatura, quindi d'estate mi lavo sempre con questo, così non va via l'abbronzatura, poi è molto lenitivo, è rinfrescante, vi toglie quella sensazione di rossore appiccicaticcio. Eccolo qua, il deodorante anche cedro patchouli, è molto molto buono, sempre acqua profumata. Poi ci sono anche le mini taglie, queste sono carine, le mini taglie dei solari, sia per provare il solare magari, oppure magari se dovete andare solo un giorno a mare, quindi dice inutile che mi compro quello là, sono carini questi qua, anche perché i solari, diciamo, questi che vi sto consigliando sono sicuri perché non hanno filtri chimici, quindi è una cosa veramente veramente sicura per la vostra pelle, perché purtroppo quelli che sono in giro, anche spesso in farmacia, veramente provocano dei danni alla pelle, e col sole, l'ho sempre detto, non si scherza, quindi questi sono veramente super approvati. Poi ci sono anche sempre della saponaria, questi qua contro le zanzare, anche sono carini. Questo è lo spray anti zanzara, che è ottimo, e questo è il dopo puntura, quindi questo qua al tea tree oil, eccetera, che poi vi do un consiglio. Questo è ottimo anche sui brufoli perché contiene tea tree oil, calendula, lavanda, e vi toglie il prurito, quindi se avete una puntura è bello perché è fatto tipo un, vedete presente, tipo un roll on, lo vai a mettere sopra, è veramente veramente buonissimo, ti toglie subito le punture di zanzare, il prurito e anche i brufoletti, provate. Poi sempre questi due prodotti sono di Eteria,
Non sono prettamente dei solari, però comunque fanno parte dei prodotti che vi consiglio per l'estate. C'è questo che è l'olio solare, ragazzi, è buonissimo ed è un olio solare abbronzante che è buono, guardate com'è arancione, ricco di sostanze che vanno ad attivare e amplificare l'abbronzatura, quindi lo potete usare sia al mare, però comunque mettete sempre la protezione e poi magari potete applicare anche questo per enfatizzare l'abbronzatura, per favorire l'abbronzatura, per rendere la pelle più idratata, luminosa, anche un effetto rassodante, antismagliature. Se a casa quando tornate dal mare vi fate la doccia magari con questo qua e vi applicate questo qua, che ha un effetto appunto, fa durare la idrata tantissimo, quindi fa durare l'abbronzatura più a lungo e la attiva e la ravviva, quindi è veramente un attivatore di abbronzatura, sia un olio abbronzante sia un attivatore di abbronzatura top. E poi ha un profumo buonissimo. E poi c'è questo qua che anche vi volevo consigliare, un prodotto nuovo di Eteria che abbiamo inserito da poco ed è questo qua, è buonissimo, è un siero per il viso antiossidante concentrato che è ricco, guardate qua, è ricco di ingredienti super pregiati che vanno a contrastare i danni del sole, quindi questo qua lo dovete utilizzare proprio nel periodo estivo, proprio adesso, lo mettete sul viso mattina e sera e contiene dentro acido ialuronico, collagene, vitamina, tante vitamine, ceramidi che vanno a contrastare i danni del sole, quindi a combattere, prevenire e combattere le macchie, le rughe, l'invecchiamento della pelle, ma anche i rossori. Comunque è una bomba questo siero, è buonissimo. Però la cosa bella è che se non sopportate le creme, questo è freschissimo e subito si asciuga. Quindi vi ho fatto vedere, mi sono presa un po' di tempo in questo video, però veramente spero di avervi dato dei consigli sicuramente utili, perché vi ho fatto vedere veramente dei prodotti must per l'estate, corpo, viso e capelli. E vi ricordo il codice sconto CarlitaYT e vi metto tutti i link nei box informazioni. Se avete altre richieste, come al solito, lasciatele nei commenti che vi faccio il video, anche se c'è da dire che dovrò prendermi una pausa da YouTube a malincuore, però devo farlo perché devo staccare una settimana, ho necessità di staccare una... Vedete che io ad agosto sarò molto molto panciuta, quindi comunque non potrò prendere l'aereo, non avrei permesso l'aereo, quindi partiremo adesso questa settimana, dove, quando state vedendo il video, fra 2 giorni partiremo e faremo una settimana fuori, quindi prenderemo l'aereo, andremo in una località bellissima che alcune di voi, se mi seguono, già sapranno, altre se non sanno vi invito quindi a venire su Instagram, perché mi prenderò una settimana di pausa, una settimana di 10 giorni, perché poi c'è il rientro, devo preparare qualche video, quindi sicuramente non fra una settimana, non subito, non riuscirò a caricare video, però sarò attiva comunque su Instagram, quindi continuate a seguirmi già da oggi, da domani, continuate a seguirmi su Instagram, dove farò sicuramente tante storie della vacanza, vi farò vedere dei posti stupendi e condividere con voi tante cose belle, tante foto, quindi seguitemi su Instagram per restare in contatto con me. E su YouTube devo prendermi questa pausa veramente veramente a malincuore, perché sapete che io è difficile che smetto di fare video su YouTube, anche quando sono impegnata qua cerco sempre, anche un vlog, una cosa semplice la faccio, e vi devo fare il video dei vestiti, infatti adesso però ve li faccio vedere, adesso vi faccio vedere un po' i vestiti e i costumi che ho comprato, però vi prometto che appena torno vi farò il video haul haul col panzone, vestiti e costumi indossati. Prometto che ve lo farò, però dovete presentare una settimana, 10 giorni, perché adesso in vacanza mi voglio godere la vacanza, vi ho detto più di qualche story non voglio fare, non voglio avere il pensiero dei video, le cose, quindi voglio staccare, se vacanza è vacanza, quindi niente video, anche se vi porterò con me, quindi seguitemi lo stesso su Instagram e saremo sempre insieme. Sì, ragazze, comunque vi giuro, oh mio Dio, sempre questa sensazione di cerchio alla testa, di stanchezza, non so, ho comunque alla gravidanza questa cosa, non so, fatemi sapere nei commenti. Comunque, un'altra cosa vi devo dire, tra qualche giorno, quindi da quando vedete il video sicuramente ci saranno, inizierò a pubblicare delle foto di un servizio fotografico bellissimo che ho fatto del mio pancione, quindi venite a vedere su Instagram. E niente, vi mando tanti baci, adesso vado in palestra a fare finta di allenarmi, perché come sapete non ho tanta forza, però se volete vedere come mi alleno guardate il mio ultimo video che ve l'ho girato proprio in palestra.
voglio farvi vedere gli acquisti, ma mi sono dimenticata di farvi vedere questa fra le creme protettive solari. Questa qua è la crema viso, perché in tantissime mi chiedete sta cosa, carità, una crema viso base trucco che protegge anche dal sole. Questa qua è ottima, la potete utilizzare sia al mare sia comunque per il sole in città come base trucco, è buonissima. È una crema viso bio anti-age, quindi con acido ialuronico, vitamine eccetera, che ha anche un fattore di protezione 30, quindi abbastanza alto, che vi protegge soprattutto se avete problema del baffetto, la macchia, macchie per il viso, ma comunque in generale per tutte. Io la uso sempre anche se devo andare a fare una passeggiata, comunque di giorno o comunque in spiaggia, sempre è buonissima, quindi ve la consiglio. E invece come acquisti, vedete, ho preso un sacco di cose. Allora, questi vestitini che sono bellissimi, che ho fatto modificare da mia suocera, che ha messo questi passanti e questo qua che va avvitato sul pancione, sono molto molto carini. L'ho preso di tre colori, costavano pochissimo, l'ho presa a un outlet, vedete, al 50%. Poi ho preso varie cose, questa qua anche bellissima, un top. Questa è di Ligio, una maglia troppo troppo carina. Questa è un'altra maglia, questa è di Pinco, è troppo bellina, con il velato sotto da usare tipo come copricostume o comunque con un pantalone, una gonna sotto, è bellissima. Poi cos'altro? Acqua, ci sono tutti i costumi, adesso ve li faccio vedere aperti. Questa è la busta di Ligio, appunto la maglia, Yamamay. Ho preso altre cose anche intime, comunque belle. Ah, questa qua è una cosa, è un regalino che mi ha preso il mio amore, adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Altre cose da Zara, questo è un anche un vestitone, un copricostume, adesso ve li apro. E questi qua sono anche dei copricostume che ho preso da Calzedonia. Ho comprato un sacco di cose, ho speso una cosa come 400 euro di costumi e copricostumi, però veramente... se non avevo nulla, perché non mi andava nulla negli altri anni. Poi queste scarpe bellissime che ho preso da Zara, sono troppo troppo carine, anche se ragazze non sono molto comode, cioè qua sotto fanno male sulle dita, quindi devo vedere di metterci qualcosa, non so, datemi un consiglio, però sono molto carine. Il tacco è comodo, è qua che fanno un po' male sulle dita. Da Camomilla anche ho preso queste cose qua, che sono tipo dei vestitini anche molto molto carini. E adesso vi faccio vedere. Ragazzi, questo è la maxi maglia vestitino che mi ha regalato il mio amore, che è di Moschino, è bellissimo, nero, è classico di Moschino, e magari si può mettere una cintolina in vita, comunque molto molto carino. E questo qua invece è quello là che ho preso da Camomilla, molto carino. E gli unici modelli che mi vanno sono questi qua, tipo elastici o comunque larghi, che poi si stringono sul pancione. Questo è bellino ed è anche un po' più lungo, è carino, fa tipo effetto proprio un po' positano, non so, è bello. I costumi adoro, ragazzi, li ho presi tutti, mi piacevano un sacco, perché appunto quelli comunque vecchi degli altri anni non mi vanno né sulla pancia né sul seno. Quindi ho preso allora questo qua, che è molto carino, un modello così, sempre un modello tanga, bianco, che vedete comunque tipo, non so, tipo una quinta, comunque, che cos'è? Sì, è una quinta, ed è senza imbottitura, se non una cosa leggerissima, è molto molto carino questo qua. Poi ho preso questo, che è rosso, è semplice, però è molto molto bello. Ok, poi ho preso questo qua, che sono uguali, l'ho preso uno, questo che è un color pesca, non so se rende bene dalla videocamera, non è arancio, è un pesca chiaro comunque, che hanno questo modello a pizzo, che è molto molto carino, perché essendo che vanno un po' alti, anche se a me non potranno andare tanto alti perché c'è la pancia, però slanciano tantissimo la gamba, quindi ve li consiglio questi qua fatti così. E l'ho preso anche questo qua, che è un verde acquamarina, molto molto bello. Anche questa qua è una quinta di Reggiseno, perché comunque vedete è senza imbottiture, però è molto molto comodo e molto carino. E poi ho preso un classico nero, che è questo coi volà, bellissimo ragazze, coi volà. Questo mi piace un sacco, anche se è il più semplice, però è il più bello. Anche questo non ha ferretto, non ha imbottitura, molto sottile e leggero. E sotto ho preso questo modello qua, che è un po' più alto, vedete? Ed è molto molto carino. Poi le altre cose, copricostume, tutte le altre cose che ho
comprato. Ve le mostrerò su Instagram, perché sicuramente nel corso comunque della vacanza vi farò delle storie, delle foto in cui vi farò vedere tutte le cosine. Vi piacciono? Ragazzi, oggi avevo troppa voglia di fresella e quindi me la sono preparata. Io ho un piccolo trucchetto, ossia passare l'aglio sotto, strofinarlo. La fresella è quella integrale e viene saporitissimo. Poi ci metto i pomodorini che ho lavato benissimo, come sapete lavo tipo 10 volte, e col bicarbonato, basilico e pomodorini. Poi ho aggiunto il tonno e poi ho aggiunto le acciughine, poi ho aggiunto le olive, l'origano, i capperi, olio. Top, è una cosa leggera, fit, sana, che veramente anche quando non hai voglia di mangiare o fa troppo caldo comunque ti sazia, però comunque è povera di grassi, insomma, ed è molto buona. Quindi io me la pappo. Voi, qual è il vostro piatto preferito estivo? Scrivetemelo nei commenti, questo è uno dei miei preferiti dell'estate. Pupi, dove c'è il cibo? Guardate, il cibo è lì e Pupi è qui, sempre presente, vero amore? Che c'è? Vuoi dare un bacino? Mi volete dare un bacino? Sì? Amore. Un'altra cosa che non vi avevo fatto vedere è questo qua. Aspettate che accendo la luce. È questo qua, che appunto lo sto mettendo a Dario sulla schiena perché dà molto sollievo. Che vuoi tu? Aspetta. Anche nei giorni dopo il mare, questo dà molto sollievo, molto rinfrescante e poi idratante. Mi raccomando, se usate sempre il dopo sole, anche nei giorni dopo le esposizioni, come una crema idratante, mantenete molto di più l'abbronzatura, perché ha tanti fattori che attivano anche l'abbronzatura. Comunque questo è buonissimo, ha un ottimo profumo, vedete, sul mio comodino c'ho anche questi due che li amo perché sono rinfrescanti, quindi li metto per sgonfiare le gambe la sera. Questo è il Cryogel e il gel alla propoli, sono tutti e due per dare sollievo alle gambe e sgonfiarle, perché sto soffrendo un sacco di ritensione, gambe gonfie. E qua è come dormo io, vedete, con mille cuscini. Vabbè, inizia la mia avventura con la notte. Buonanotte ragazze, buonanotte anche da Pupi, lasciate tanti like a questo video. Ci vediamo presto, su Instagram ci vediamo e su YouTube fra una decina di giorni. Ciao ciao, ciao a tutti!